Mi dispiace, non ti sarai di grande compagnia.
Ehi! Forza, bello. Dobbiamo andare. Resta qui. Forza. Come ti va, bello? Fai attenzione, bello. Temo di non essere più molto utile per combattere, ma un tempo la gente mi chiamava Murphy la pazza. Ehi! Servono droghe per avere le visioni. Hai il jet? Mi ricordi a cosa ti serve il jet? È un piccolo inalatore dai grandi poteri. Molte droghe possono... Mi ricordi a cosa ti serve il jet? Molte droghe possono... Eccoti una dose di jet. Ben fatto. Ora lascia che le visioni mi portino là dove vogliono condurmi. Diamond City ha delle risposte, seppur ben custodite. Porgi delle domande, ma le catene della paura e del sospetto cingono i cuori degli abitanti. Eppure trovi ciò che cerchi. Il cuore che ti condurrà da tuo figlio. Oh, è luminoso, così luminoso, negli oscuri vicoli che percorre. Sì, questo è ciò che devi fare. Segui i segni fino al cuore luminoso. Wow, è stato più faticoso del solito. Ora ho bisogno di riposare. Ehi! Avrei un favore da chiederti. Può sembrare sciocco, ma mi serve una sedia che sia più clemente con queste vecchie ossa. Ti chiedo troppo? Non ti va bene una sedia qualsiasi? Le visioni sono sempre più estenuanti. Sono in preda ai dolori, anche quando mi metto distesa. So che è strano chiedere una sedia comoda di questi tempi, ma mi sarebbe di enorme sollievo. Certo, volentieri. Grazie.
Questa roba militare non è esattamente la mia specialità. Mi piacciono le torrette, perché sparano al posto mio, ma non è il caso di fare gli schizzinosi. Vorrei scambiare delle cose. Il mio vecchio diceva sempre... che si può riparare tutto con del nastro adesivo. Non credo però si riferisse ai fuori di proiettile.
pensavo a come sarebbe bello ripararsi da questa pioggia infernale. Codsworth. Vuole che l'accompagni, signore? Sì, certo. La seguo, signore. Ascolto. D'accordo. Thank you.
Non credo di poterla forzare. Bene. Per favore, in caso di infortunio, mantenere la calma. Per favore, in caso di infortunio, mantenere la calma.
pensato per molto, molto tempo. So di che parlo. Stronzate. Non puoi schiaffare qualsiasi cosa fra due fette di pane e pretendere di chiamarlo tramezzo. Altrimenti, se ci metti del pane, che cos'è? Tramezzino al pane? In teoria sì. Però non lo mangeresti un tramezzino del genere. La cosa importante è come lo tieni. Parla, parla. Metti pure quel pezzo di mayo fra due fette di pane. Ma io continuo a dire che non è un tramezzino. Beh, scusa. Allora come lo chiameresti? Chiamerei una cosa disgustosa, ecco. Ehi, come va? Sì? Eh? Scusa. Eh? Sì? Thank you.
comprare e vendere, parliamone! Green. Siamo pronti a darci allo shopping più sfrenato? Cos'hai? Se vuoi, puoi scegliere uno tra questi favolosi premi. Tutte le armi e le munizioni che riesci ad accaparrarti, più scorte mediche e merci in genere. Va bene. Portami dei frutti mutati per la semina. E in cambio ti darò dei tappi. Forza, che cosa aspetti? Ti do il benvenuto a Grey Garden, tesoro. Il primo e unico impianto idroponico del Commonwealth, interamente gestito da robot. Qui non c'è nemmeno una persona. Tesoro, siamo totalmente autosufficienti, senza alcuna necessità di intervento umano. Abbiamo due tipi di robot qui. Gli operai si occupano di lavori manuali e manutenzione. I supervisori, che sarebbero me, Green e Brown, sono dotati di sofisticati processori cognitivi. Siamo in grado di svolgere analisi approfondite e prendere decisioni complesse. Siamo il testamento del genio del nostro creatore, il dottor Edward Gray. Cosa accadde al dottor Gray? Come molti altri, morì durante la guerra. Fu una perdita terribile. Robotica e intelligenza artificiale erano le grandi passioni del nostro creatore, equiparabili soltanto al suo amore per la televisione. Avrai notato che possiede una personalità piuttosto singolare, come del resto anche gli altri supervisori.
Perché il dottor Gray ti ha dato questa insolita personalità? Il genio è sfrenato, tesoro. Odia la Stasi. Il dottor Gray era stanco della classica personalità dei Mr. Andy. Per trovare l'ispirazione guardava i suoi personaggi preferiti alla televisione. Ci sono un paio di cose che dovresti sapere. Se devi rifornirti, parla con Green. Se hai bisogno di tappi, Brown potrebbe avere qualche lavoretto per te. Oh, un'altra cosa. Una domanda, in realtà. Dimmi, tesoro, che ne pensi dell'acqua della zona? È terribile. Vero? La pressione è scesa, le radiazioni sono aumentate, praticamente è tossica. Pensa a cosa starò facendo alla mia pelle. Così non va. Non vorrei disturbarti, tesoro, ma forse potresti darci una mano? D'accordo. Meraviglioso, semplicemente meraviglioso. Buona parte dell'acqua arriva dal vecchio impianto Weston, a sud di qui. Un vero orrore. Saresti così gentile da farci un salto? Vedere cosa puoi fare? Magari ripulirlo un po'? Deve essere lurido. Se riuscirai a rimetterlo in sesto, credo che troverò il modo di sdebitarmi. Cambio di frutti mutati. Funziona così. Occhi aperti. Ecco qui. Secondo te, come vanno le cose tra noi? Beh, le cose potrebbero andare meglio, signore. Sarebbe bello vederla tornare quello di una volta. A cosa pensi? Stavo effettuando alcuni test diagnostici interni, signore. Mantenere un simile livello di prestazioni non è facile, sa? Va tutto bene tra noi? Temo sia un po' un'incognita, signore. Non è più l'uomo che conoscevo quando è entrato in quel vault 200 anni fa. È tutto. D'accordo, allora. Ripetizione messaggio automatico. Qui è Scriba Aileen della squadra di ricognizione Gladius a tutte le unità in ascolto. Autorizzazione ARX, Ferrum, 9-5. La nostra unità ha subito delle perdite e siamo a corto di provviste. Chiediamo rinforzi o evacuazione dalla stazione di polizia di Cambridge.
Ho perso il conto delle vesciche. Ti mandano i Minutemen? Certo. Cosa posso fare per voi? C'è un gruppo di predoni che continua a tormentarci. Rubano il nostro cibo e le nostre provviste e ci minacciano di morte se non gli diamo quello che vogliono. Sappiamo da dove vengono, ma non siamo in grado di affrontarli da soli. Non preoccuparti, mi occuperò io di quei predoni. Lo spero proprio. Eravamo disperati. Thank you.
nascondersi. Presto sarà tratto. Sparizioni, sparizioni! Potrei andare avanti tutto il giorno! Oh. Siamo... Bene. Non riuscirò a forzarla. Non riesco a decifrare il codice.